ragazzi, grandi, grandissimi ragazzi. Ciao a tutti gli amici della pancia del tifoso e dei senza giacca. Altra bellissima partita della Fiorentina. Complimenti, grandi, grandi ragazzi, grandi ragazzi, grandi mister italiano, bravi tutti quanti. Una spanna sopra tutti gli altri, Dodò, Nico, Gonzales, Martinez, quarta e ci mettiamo anche Cabral, autore dell'ennesimo gol sul rigore lasciatogli da Nico Gonzales. Ottima partita, preparata con l'allenamento fatto giovedì contro Lech Poznan in Polonia. Non me ne vogliono, non me ne vogliono tutti quanti. Non l'ho neanche commentata. Sarei la persona più felice del mondo, ovviamente, se la Fiorentina dovesse arrivare in finale sia di Coppa Italia che di Conference. Ma ragazzi, la Conference ci sta presentando delle squadre veramente assurde, ragazzi. Lech Poznan credo che anche volendo riuscirebbe a faticare a vincere anche con il mio Fano, ragazzi. Non credo che possa vincere facilmente anche una partita contro una squadra di Serie B. Speriamo che non ci diano una batosta clamorosa giovedì al ritorno alle ore 6 e tre quarti, ma non credo proprio con l'allenatore, tra l'altro, del Lech che faceva lo spocchioso e poi ha preso 4 gol in casa, ma potevano essere anche 8 se eravamo un pochino più concreti. Forza Viola, questa sera gli unici due giocatori, secondo me, un po' sottotono sono Baracche, che può dare molto, molto, molto di più, sia in zona gol che in fatto di quantità a centrocampo. E l'altro, che a mio parere può dare sempre molto di più, è Ikoné, anche lui farfalloso, farfalloso, ma alla fine ne combina sempre veramente poche. Tolto il gol di giovedì contro questi pseudo giocatori del Lech, da 25 metri raso terra, che se eravamo noi penso la stoppavamo con l'interno del piede, mentre il portiere non è arrivato a prendere neppure quella. Comunque meglio per noi, dir si voglia. Adesso ci aspetta il Monza fuori casa dopo questo 1-1 contro l'Atalanta, squadra sempre pericolosa, un po' discontinua anche quest'anno, ma che arriverà sicuramente all'Europa. Non credo la Champions farà molta difficoltà, ma arriverà comunque in Europa League. Per noi il campionato ha altre 8 partite, abbastanza fattibili tutte quante, tolta quella di Napoli, che comunque potrebbe già essere scudettato, e se va avanti anche in Champions sarà fattibile anche quella, con l'andamento che abbiamo favorevole in casa loro solitamente. Però il campionato, che a noi ci lascia poche speranze per le varie cose, siamo sia a 2 punti dal settimo all'ottavo posto, occupati in questo momento da Bologna e Juventus, però comunque cambierebbe molto poco. Noi dobbiamo puntare al resto, amici miei. 14ª partita senza sconfitte, ennesimo pareggio, secondo pareggio, no, ennesimo, secondo pareggio consecutivo in casa per 1-1, che poteva riservare la beffa sia contro lo Spezia che contro l'Atalanta, sempre al 91 minuto. E come ha detto mister italiano, se non si possono vincere le partite, meglio comunque pareggiarle, e noi manteniamo questo trend ottimamente positivo da 2 mesi e mezzo. Adesso vediamo se farò il commento giovedì sera. Comunque, male che vada, ci vedremo per il commento dopo Monza Fiorentina. Mi sembra che giochi domenica alle 3 del pomeriggio. Ottima squadra, grandi Viola. Un saluto a tutti quanti, un abbraccio. A presto, forza Viola, signori, forza Viola!